Sono a Sorbara, in provincia di Modena, in una delle zone tipiche della produzione del Lambrusco. Il Lambrusco è un vino frizzante tipico dell'Emilia-Romagna. È prodotto nella zona fra Modena e Reggio Emilia da tante piccole aziende, ma anche dalle cooperative sociali e dalle cantine. Nella grande distribuzione si trova a diverse fasce di prezzo, dalla bottiglia da 75 centilitri venduta intorno ai 5 euro fino ai 2,24 euro per un bottiglione da 1,5 litri. Una guerra del prezzo che si combatte direttamente sullo scaffale. Ma che impatto ha sul mercato il vino venduto a questa fascia di prezzo? Per capirlo sono andato a Castelvetro, in provincia di Modena, dove ogni anno si svolge la Sagra del Lambrusco, che riunisce alcuni piccoli produttori della zona. Questo qua è un bottiglione di vino Lambrusco venduto a 2,24 euro. Sarà fatto sicuramente con dell'uva, ma 2 euro detto? 2,24. Grande distribuzione. Grande distribuzione, giusto, perché noi non riusciamo neanche a fare il bottiglione con quei soldi lì. Probabilmente non stai bevendo del Lambrusco, stai bevendo qualcosa fatto chimicamente. Il prezzo mi sembra più che idoneo. Sono un po' poini per un litro e mezzo di vino imbottigliato così. Questo è un Lambrusco di quantità, cioè ci sono molte aziende che fanno svariati milioni di bottiglie. Noi piccoli produttori siamo nell'ordine delle massimo 100.000 bottiglie. Non si può chiamare vino, io lo chiamerei succo di uva. Spero che ci sia del Lambrusco dentro. Che differenza c'è tra questo vino e quello che viene prodotto dai produttori qua locali? Si aggiungono delle sostanze chimiche per andare, diciamo, a correggere, a fare il vino più in fretta, usando le autoclavi, usando delle attrezzature, in modo che comunque in realtà quello che vai a vendere non è vino fatto da uva, utilizzi della chimica. Cosa è dovuto questo prezzo? Fatto. Bisognerebbe chiedere a quelli che l'hanno fatto. Non c'è il rischio che rovini il mercato, questo prezzo? Il prezzo lo rovina sicuramente il mercato. Non va in concorrenza con quello che vendo io, perché sono due cose completamente diverse. Ha lo stesso nome, questo potrebbe è una cosa negativa nei nostri confronti. 2,20 euro li spenderei per la bottiglia, sì, 5 euro no. Diciamo che il prezzo ci potrebbe anche stare, anche se stimola proprio il consumatore anche di media o piccola fascia comunque a cercare un prodotto di qualità. Il prezzo del Lambrusco di qualità fatto dai produttori della zona si parte dai 3-4 euro? Meno di 3 euro e mezzo non lo riesci a trovare. Come fai a trovarlo? È impossibile. Con una resa del 60% dell'uva, lavorazione che c'è, come vuol fatta, vendemmiata a mano, perché noi la vendemmiamo tutta a mano, non si paga neanche la bottiglia.